Ciao Luca. Ciao. Luca, innanzitutto è un'emozione incredibile sapere oggi, diciamo. Sì, per me è stata una grandissima emozione, una bella emozione forte con questi tifosi, questa, i miei compagni, questa vera bella, bella. Te lo aspettavi di esordire oggi? No, avevi parlato col mister? No, non me l'aspettavo, è stata una sorpresa anche per me. Cerco sempre di farmi trovare pronto in questa occasione. Senti, Antonio Conte pochi giorni fa ha dichiarato che non ci vuole coraggio per lanciare dei giovani, basta che siano forti, loro giocano. Tu sei d'accordo? Voi invece ci sono delle tappe da dover rispettare? No, io credo che comunque se un giovane è pronto, perché no? Perché non farlo giocare? Senti, indicazioni ti ha dato Schelotto? Che indicazioni ti ha dato Stramaccioni quando, diciamo, sei subentrato a Schelotto? Perché si dare velocità alla manovra? Ha detto di correre tanto, di dare tutto quello che c'avevo, di aiutare su quella fascia che stavo un po' soffrendo. Diciamo, guardando questa squadra, senti di poter dare qualcosa in questo finale di stagione, oppure diciamo lavori a testa bassa e aspetti che stanno accendendo? Io quando il mister deciderà di mandarmi in campo cercherò sempre di farmi trovare pronto, non so se posso dare una mano, certo mi farò trovare pronto. Il morale di questa squadra in un momento oggettivamente difficile qual è? Come lo avverti? Qual è la sensazione nello spogliatoio dell'Inter? No, che comunque siamo tutti uniti, cerchiamo di farci forza l'uno con l'altro e di andare avanti così. Oggi è andata bene, speriamo che continuiamo così. Quanto è difficile gestire il doppio impegno, considerato che giochi con la primavera, sabato è una partita delicata, l'Inter invece sta provando a inseguire l'Europa, come si fa a gestire un po' l'energia anche mentale? Io penso giorno per giorno, non penso giorno per giorno con chi sono, cerco di dare il massimo e basta, tanto ormai manca poco, un mese, due mesi, poi finisce tutto. Grazie. Prego. Grazie. Ciao.